Ciao a tutti, come state? State bene? Spero che questo tempo che state trascorrendo a casa con le vostre famiglie sia comunque vissuto al meglio. Abbiamo qualche compito da fare, divertente, facciamo un po' di attività fisica insieme. Ok, passiamo agli esercizi. Allora, vi serve una scatola. Dentro adesso ci sono 10 oggetti che io andrò a tirare fuori e sono gli oggetti dei miei bambini, per cui a voi servono 10 oggetti che siano non troppo pesanti e non troppo grandi. Per esempio, io ho preso il super mega coccodrillo del Leonardo e l'unicorno della Giorgia. Quindi ho preso peluche e animaletti di gomma, però potete prendere qualsiasi altra cosa che avete in casa. Cosa dobbiamo fare? Mettiamo gli oggetti da una parte e la scatola dall'altra parte. Questi esercizi servono per far diventare i vostri addominali fortissimi, e ci servono gli addominali forti, eh? Allora, andiamo a posizionare i nostri 10 oggetti sulla nostra destra. Perfetto. Dopodiché, una volta che li abbiamo posizionati, non possiamo più usare le nostre mani, ma dobbiamo usare solo i piedi e prendere gli oggetti con i piedi e buttarli dentro la scatola. Quindi iniziamo l'esercizio, lo faccio insieme a voi. Prendo il primo oggetto e uno, prendo il secondo oggetto e due, prendo il terzo oggetto e tre, il quarto che è un po' più difficile, quattro e 5 T-Rex, 6, 7, 8. Questo è difficile perché è piatto, ecco, potete mettere anche degli oggetti un pochino più difficili da prendere coi piedi. 9 e l'ultimo, il coccodrillo. E 10. Questo mi stava quasi cadendo. Adesso bisogna fare tutto dall'altra parte, quindi fatelo insieme a me. Svuotate la vostra scatola, mettiamo giù i nostri 10 oggetti e quindi lavoriamo nello stesso modo, ma dall'altra parte. Siete pronti? Vi vedo, eh? Attenti. 3, 2, 1, via! Pecora, dentro! T-Rex, dentro! Ale, 3, e 4, e 5, 6, questo è difficile, eh? 7, questo anche prima ho fatto fatica, squalo! Cattivo. 9, 7, 8 e 9 e 10. Perfetto. Com'è andata? Al secondo giro gli addominali si sono fatti sentire. Allora, questo esercizio però va fatto due volte. Quindi ribaltate ancora la scatola e andate a spostare sempre con i piedi gli oggetti dentro la scatola. Poi lo rifate dall'altra parte. Quindi questo esercizio lo dovrete fare due volte. E se fate fatica, vuol dire che bisogna proprio allenarsi su questo esercizio. Poi, una volta che siete diventati campioni, visto che questo sarà il compito per i prossimi 7 giorni,
ogni giorno dovrete fare attività fisica, perché le vostre maestre vi controllano e poi ve lo dicono se non fate ginnastica. Quindi, quando diventate esperti, svuotate e poi l'esercizio sarà quello di fare tutto il più velocemente possibile. Quindi, oltre ad essere con addominali forti, saremo anche molto veloci nei nostri movimenti. Quindi, 3, 2, 1, via! Se avete fratelli e sorelle, o anche se ci sono a casa i vostri genitori, potete sfidarli. Ecco, vedi, mi sei incastrato. Vedi, quando una deve fare di fretta, potete anche sfidare i vostri fratellini, sorelline, fratelli, sorelle maggiori, la mamma, il papà, e via. E dopo dovete essere proprio velocissimi. E vince ovviamente chi più velocemente butta dentro. Adesso il mio unicorno è uscito, quindi io non posso usare le mani, lo vado a recuperare fino a che è dentro. Bene, perfetto, e questo è andato. Adesso utilizzeremo sempre questi 10 oggetti per fare un esercizio un pochino più complesso. Allora, dobbiamo svuotare sempre i nostri oggetti per terra qui davanti a noi. Mettiamo la scatola più o meno a un metro di distanza. Poi, se vogliamo provare a fare le cose in maniera più difficile, prendiamo e allontaniamo la scatola. Intanto noi cerchiamo di capire l'esercizio facendolo piccolino, ristretto. Allora, l'esercizio è questo. Si chiama burpee, è un esercizio che fanno tutti i maschioni. Avrete sicuramente sentito parlare di CrossFit, tutte queste attività molto forti. E questo esercizio lo rubiamo proprio al CrossFit. Si chiama burpees. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare giù a terra, salire e fare un piccolo salto. Dopodiché prendo il mio oggetto e lo lancio dentro alla scatola, cercando di far canestro. Ovviamente più lontana la scatola è più bello, perché devo proprio cercare di mirare il buco. Ok, quindi via, giù, su, salto, via, giù, su, salto, ok, giù, su, salto, lancio, 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 giù, su, salto e lancio. E si sente proprio fortissimo il cuore che batte. Questo esercizio lo dobbiamo rifare 2 volte. Prima però di fare il secondo giro, bisogna far aspettare 1 minuto di orologio, così il nostro cuore riprende la sua frequenza normalizzata e poi piano piano riprendo. Andiamo avanti col prossimo esercizio. Dobbiamo usare una bottiglia di acqua. Eccola qua. Ce l'abbiamo tutti. Se non sono fortissimo, i muscoli sono un po' deboli, allora prendo una bottiglia di acqua piccola. Se sono un po' più forzuto, prendo una bottiglia di acqua un pochino più grande. Cosa devo fare? Devo fare sempre diventare fortissimi i miei addominali. Quindi, gambe dritte, un po' divaricate, la bottiglia la tengo vicino al mio tronco, al mio petto, vado giù, appoggio la testa, mi siedo e porto la bottiglia sopra la testa con le braccia dritte. E lo faccio per 10 volte. 2,
4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, giù, 8, giù, 9, giù, l'ultimo, 10 e rimango seduto. Com'è andata? Bene? Anche di questo esercizio lo farò per due volte, quindi sono 10 più 10. Prendetevi il vostro tempo, la vostra pausa per fare tutti gli esercizi. Ok, allora, facciamo l'ultimissimo esercizio per le nostre gambe. Prendiamo una sedia. Per ragioni di sicurezza, quando saliamo sulla sedia, non stacchiamo le mani e lasciamo attaccate, così non rischiamo di perdere l'equilibrio. E saliamo 10 volte con la gamba destra e 10 volte con la gamba sinistra. Vado su, la gamba che sta, la gamba libera si piega in avanti e scendo, sempre gamba destra, e 2, e scendo, e 3, e scendo, e 4, e scendo, e 5, e scendo, cerchiamo di tenere la schiena dritta, 6, scendo, 7, e giù, 8, e giù, 9, e giù, 10, cambio gamba, sinistra, siamo pronti? Andiamo, 1, e giù, 2, e giù, 3, e giù, 4, e giù, 5, e giù, 6, e giù, 7, e giù, 8, e giù, 9, e giù, e 10, e giù. Ok, questo lo facciamo solo una volta, basta una volta sola. Dopodiché, quando farete l'allenamento, adesso l'avete fatto con me, poi lo dovrete fare anche da soli. Se vi piace farlo sempre con me, va bene, però qualche esercizio lo dovrete ripetere due volte. Quando fate attività fisica, mettete anche un pochino di musica a vostro piacimento sotto, come sottofondo. Detto questo, buon allenamento e al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao bimbi, eccomi qui, sono Mariangela e sono pronta a farvi fare qualche esercizietto di stretching. Per prima cosa toglietevi le scarpe, mettetevi comodi, ok, su un tappeto, su un asciugamano e a gambe leggermente divaricate facciamo un bel respiro, inspirando dal naso ed espirando dalla bocca. Ok, come primissima cosa pieghiamo le gambe, andiamo giù, appoggiamo le mani a terra, rilassiamo la testa, rilassiamo la schiena e scuotiamo un pochino tutto. Possiamo tenere la posizione per qualche secondo. Io per comodità vado spinta e passo agli esercizi successivi. Risalgo piano, ok? Ruoto un pochino le spalle e vado a unire le mani dietro la schiena e a stendere le braccia. Sguardo frontale, tieni anche questo. Ogni esercizio tienilo per almeno 10 secondi. E poi le braccia le stendi in avanti, scavi. E poi ritorniamo su, molto bene. Prima di andare a terra, gamba, stretching quadricipite, teniamo l'equilibrio, e poi l'altro, perfetto. E poi possiamo andare a terra. A terra partiamo con le gambe distese, la schiena dritta, e andiamo a prendere le nostre punte di piedi, che so che farete tutti. Teniamo sempre per qualche secondo, dopodiché divarichiamo le gambe, spingiamo bene la schiena verso l'alto, il petto verso l'alto e andiamo verso la gamba e teniamo per qualche secondo e poi senza spostare le gambe, ruotiamo il busto, andiamo verso l'altra gamba e teniamo sempre per qualche secondo. Ritorniamo al centro, ci possiamo mettere in posizione di quadrupedia, a quattro zampe,
Posizione del gatto, mi raccomando, le ginocchia e le gambe sono distanti, la schiena dritta come un tavolino, e andiamo a scavare e a fare un'onda grande con la nostra schiena, risucchiando il velico e poi riposizionandolo in modo lento. E lo ripetiamo per almeno 5-6 volte. Dopodiché andiamo a sederci sui nostri talloni, andiamo ad allungare bene le nostre gambe, quadricipiti, e andiamo a spingere un po' indietro per sentire di più. Sentite, vero? Teniamo sempre per qualche secondo. Di nuovo ritorniamo in appoggio con le mani, riappoggiamo le nostre punte dei piedi e espirando stendiamo le gambe, rimaniamo in posizione piramide. Ok, andate a spingere bene, il bacino manda indietro e la schiena invece cerca di allungarsi il più possibile. Tenuta per qualche secondo, posso piegare le ginocchia per risalire in modo molto molto tranquillo. Ritornando su, di nuovo facciamo ancora un bel respiro. Ok, e possiamo con la gamba. Partiamo con la destra. Gamba destra, andiamo giù, andiamo a inclinare, allineate le vostre spalle, prendete il vostro piedino e stendete il braccio, disegnate un'unica riga da una mano all'altra. E ritorniamo al centro, cambiamo, ok? Avete visto come ho fatto col piede? Ho anche extra ruotato la mia articolazione, ho sempre però il busto frontale, vado a spingere, immagino che qualcosa mi stia tirando sul lato, tengo sempre le mie spalle sullo stesso lato, sullo stesso piano, stendo e allungo, guardo verso la mano, verso il soffitto, tengo sempre per qualche secondo, ritorno al centro, faccio un bel respiro e per il momento questo è quanto. Grazie e alla prossima avventura. Ciao, buon allenamento!